Io sono il titolare di questa azienda che, insomma, è un'azienda storica, molto antica, ha più di 230 anni. Produciamo confetti fin dall'inizio della nostra storia produttiva e siamo in Abruzzo, infatti qui siamo nel padiglione dell'Abruzzo e in particolare siamo a Sulmona, che viene considerata la patria dei confetti. La storia di questo prodotto è, beh, a Sulmona i cenni storici che riguardano la confetteria, datano la fine del 400. Pare che sia iniziato tutto in un enorme complesso conventuale delle Clarisse, dove queste suore, insieme con le orfanelle, facevano questi dolci, cioè questi dolci, insomma, questi confetti, che poi allora erano fatti con le mandorle e con le nocciole, che fra l'altro si producevano in loco. E pare che anche in questo convento sia iniziata la tradizione di queste composizioni artistiche, lei ne vede qualcuna qui dietro e altre sono in quella vetrina. E queste composizioni artistiche, anzi la prima composizione artistica di cui si ha accenno era il rosario, che era fatto con delle sfere di zucchero, cioè con delle palline di zucchero legate insieme con il filo di seta. E anche col filo di seta si rilegavano i confetti a fare dei fiori. In particolare, molto bella era la spiga di grano fatta col cannellino, che era un altro dolce storico di allora, addirittura ne parla anche Boccaccio, no? E cioè il cannellino era un piccolo pezzetto di cannella, una bacchettina, rivestita di zucchero. Quindi si può dire che i primi confetti storici fossero le mandorle locali, le nocciole locali e la cannella, il cannellino. La storia della nostra azienda inizia nel 1783 in un paese, in un piccolo paese vicino Sulmona, a pochi chilometri, poi i nostri antenati si sono trasferiti a Sulmona Centro e poi verso la fine dell'Ottocento si sono trasferiti nell'attuale edificio, no? Storico. Che fra l'altro è anche monumento nazionale, perché è una delle pochi edifici che è nato con quella destinazione e rimane ancora con quella destinazione d'uso, cioè è ancora la fabbrica. Il negozio, fra l'altro, sembra di essere, cioè, di entrare in un negozio di fine 800, inizio 900, insomma, no? Le persone hanno questo tuffo nel passato e adiacente alla fabbrica e quindi anche al negozio c'è. È ovvio che la fabbrica poi è cresciuta nel corso degli anni, quindi non è rimasta con la dimensione che aveva nella fine dell'Ottocento. Dicevo che adiacente alla fabbrica c'è anche questo museo, che viene semplicemente chiamato Museo Pelino, però il suo nome corretto sarebbe Museo della Scienza e Tecnologia Confettiera. Quindi riunisce tutta la storia della tradizione confettiera e anche delle macchine, prima quelle che si muovevano a mano addirittura nel 700, poi quelle meccanizzate con la macchina a vapore e poi quelle ancora più moderne, insomma. Quindi c'è tutta proprio la storia, c'è un percorso storico, sia di archeologia industriale che di reperti storici. Molto, molto visitato, fra l'altro siamo al 33° anno, quindi insomma è un museo che ha già una sua storia, molto visitato. Ed è, come si dice, è diventato anche il simbolo della città, insomma, no? Cioè, ora i due simboli cittadini sono i confetti e il museo e Ovidio, che è stato nostro concittadino, che è nato lì e che è un famoso poeta, è diventato molto famoso, soprattutto in questi ultimi tempi, no? Perché è quello che ha cantato L'amore libero.